Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, come saprete, e se non lo sapete, non importa perché ve lo dico io adesso, sto testando tantissimi prodottini di Kiehl's, che è un marchio che davvero mi sta piacendo tanto anche per la qualità, per l'impegno sociale, tante cose positive. E ho pensato di non parlarvene man mano, ma di raggruppare un po' di prodotti in un unico video. E caso vuole che ho 5 prodotti, tutte creme viso, e quindi perché no, ve ne parlo tutte assieme. Queste qui, queste qui. Se non mi cade qualcosa, non è un video mio. E quindi perché non parlarvene? Così la raggruppiamo tutte assieme. Vi interessa una crema viso della Kiehl's? Andate direttamente a vedere il video. Così la raggruppiamo, non dovete cercarlo in vari video. Però, prima di iniziare, vi ricordo come sempre che se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me, dovete lasciare un commento a questo video, mettermi un like, iscrivervi al canale e se non sapete di cos'altro parlo, andate alla fine del video per vedere di cosa parlo, ma prima guardate il video e poi arriviamo alla fine, che ha anche più senso. Ok, allora iniziamo. E il primo prodotto di cui vi parlo è questo Hydro Plumping Retexturing Serum Concentrate, che tanto ve lo mostro, ma questo è un campioncino, comunque è questo. E cosa dice? Intanto il prezzo. 15 ml viene 20 euro, 50 ml 53,50, 75 ml 67 euro dal sito ufficiale della Kiehl's. Allora, dice di essere un prodotto ri texturizzante ed è, lo consigliano per le pieghe nasolabiali, quindi ed è ripulpa, retextura. Ok, dunque vedete anche dalla clip che basta pochissimo prodotto e si applica benissimo, è proprio un siero, si stende bene, assorbe immediatamente ed è basta perché asciuga, assorbito ed è perfetto sulla pelle. Allora, io ho notato che ha un potere super idratante anche con pochissimo prodotto. Quindi io lo applico, ad esempio, l'ho applicato e mi sono trovata bene non solo su tutto il viso, perché tanto ce n'è davvero. Questo è un 5 ml, ma mi è durato davvero tanto, perché ne basta davvero una punta. Ed è soprattutto dopo le maschere purificanti, oppure con il naso arrossato dall'allergia. Si sente la differenza e si sente questo potere idratante perché anche adesso il naso è ancora un po' rosso. Con l'allergia io me lo soffio tantissimo e arrivo a sera che ho i lati proprio screpolati. Un po' di questo subito si sente la differenza. Oppure dopo le maschere, quelle al carbone che sono belle strong, una punta di questo sul viso e subito si sente la differenza. Mi è piaciuto. Unica nota che devo dirvi perché è giusto, all'interno già al secondo posto vediamo di meticone, quindi sappiamo che ha il silicone all'interno, ecco il suo potere, questa texture vellutata, questo potere super asciutto è dovuto da quello. Però è un prodotto che mantiene le promesse, sì. Però poi sta a voi decidere se acquistarlo o no. Io stavo appena mi è caduto tutto. Il profumo è, essere sincera, non so perché nelle note non l'ho messo, ma mi ricorda l'alcol. Mi vengono proprio fuori le zanfate di alcol, ma a questo punto l'alcol c'è all'interno? Allora, io l'inci l'ho letto tutto, l'alcol non è contenuto, quindi questo odore che sento deriverà probabilmente da una componente, ma non c'è l'alcol all'interno, quindi sto dicendo cavolate come al solito, stranamente. Però l'odore mi ricorda quello. Ecco, andiamo avanti col prossimo prodotto che ci rifacciamo. Andiamo avanti con questa crema, questa è il Calendula Serum Infused Water Cream, quindi è una crema acquosa. Intanto vedete la clip, comunque sia, il prodotto è questo qui. E dalla clip vedete anche la texture. Allora, è una crema acquosa, quindi una cosa particolare, non è un gel, non è una crema, è particolare, è leggera e sulla mia pelle mista la riesco ad applicare anche la mattina perché non vado ai miei problemi con il make up. Sapete che la mattina tendo a usare solamente il siero.
Poco prodotto, si stende bene sul viso ed assorbe velocemente, non mi unge, anche se lo sento un pochino presente, che non è un siero che assorbe e basta, un po' sul viso si sente, quindi alla mattina sotto il make-up nella stagione fredda, nella stagione calda ovviamente sulla mia pelle mista non lo userei, però ha un buon potere idratante, questo l'ho sentito davvero tanto e il profumo è qualcosa di fiorito, proprio adesso non so se è calendula, però ricorda un fiore, poi è buono, è fiorito, è fresco, è delicato, è buono. E sotto il tappo, cioè sotto la confezione, c'è questa foglietto che racchiude tutto l'inci. Allora, io ci ho messo tanto buon impegno, ma lo sono andata a guardare sul sito adesso perché non riuscirei mai a leggerlo qui e ho visto che ha il dimeticone all'interno, ecco perché questa azione è così asciutta sul viso, però è una crema che vale. Sapete che cosa? Non vi ho detto il prezzo, ma non c'è problema perché ve lo dico adesso. 28 ml 33 euro, 50 ml 48 euro, 100 ml 88 euro. Cara, sì, ma mantiene le promesse anche in questo caso e la texture è davvero qualcosa che io non avevo mai provato prima nelle altre creme in commercio. Andiamo avanti e vi parlo sempre per la pelle mista, anche se qua dice di essere per... Ah no, no, dice for normal or to oil skin type, quindi è per la pelle da normale a grassa, ok? Allora, se vi dico il prodotto magari è meglio, questo è l'Ultra Facial Oil Free Gel Cream, che è questo qui, con la confezione giallo e blu. Ma che cosa c'ha oggi? Con la confezione blu che ricorda proprio ed è il gel oil free. Allora, prezzo 50 ml 29,50, 125 ml 54 euro. Allora, come sempre, qui sotto c'è la lista ingredienti, ma io ho guardato sul sito e contiene anche questa dimeticone, però parliamo della texture, che è un gel particolare, perché è un gel che però a contatto con la pelle sembra un siero acquoso, si stende benissimo, assorbe immediatamente e lo trovo ottimo al mattino sulla mia pelle mista, nel periodo caldo, ma anche tutto l'anno tranquillamente, prima del make-up, anche che in estate non mi ha creato nessun tipo di problema e non mi va a ungere la zona T, però ha un buon potere idratante. L'ho sentito soprattutto, sì, sempre qui, ai lati del naso perché mi screpolo tantissimo con l'allergia e non mi ha mai fatto una pellicina, quindi ha davvero un buon potere idratante. Profumo, quasi nullo, delicato, delicatissimo, come deve essere un gel. Quindi anche il profumo ci siamo. Sì, valido prodotto e direi che possiamo andare avanti. La prossima che vi mostro, sempre della linea delle creme, questa è proprio la Ultra Facial Cream, quindi la crema viso per eccellenza. È questa qui, classica. Perché abbiamo la Ult Serum Infused, quella alla calendola, la Ultra Facial Oil Free, quella in gel, e poi la classica. Allora, prezzo 28 ml 16 euro, 50 ml 29,50 euro, 125 ml 54,90 euro. Come sempre a voi interesserà l'inci, perché come sempre qui sotto c'è la lista ingredienti. A prova di allora ho visto che questa incredibile, ma non ha il dimeticone, quindi questa ok, però siamo sempre su 3 stelline su 5 perché ha invece dei parabeni e conservanti. Allora è una crema fluida, ma che assorbe molto velocemente, comunque vedete le clip, e mi trovo bene ad applicarla o dopo le maschere, quelle purificanti per idratare la pelle, oppure perché comunque assorbe molto velocemente, oppure alla sera l'applico, poco prodotto, si stende subito. Anche nel periodo estivo non mi trovo la mattina con la pelle lucida o unta, ma anzi è ben idratata. Sempre più prodotto ai lati del naso e non mi crea mai pellicine, quindi mi idrata benissimo la pelle. E la profumazione è... non
ha un profumino, ma non si sente tanto, proprio la crema per eccellenza, ha un prezzo anche ragionevole e sì, mi piace, io questa ve la consiglio perché le promesse le mantiene tutte, non si può dire niente. E veniamo ora con l'ultima crema. Così forse finiamo anche di dire questi strafalcioni che sto dicendo oggi, chissà che cosa c'è, sarà il tempo. Ma, e vi parlo della Super Multi Corrective Cream, questa qui nel barattolo viola. Allora, prima di tutto l'INCI, torniamo al nostro amato dimeticone, che ce l'ha sempre, però a me non interessa se è una crema al dimeticone o meno, perché per certe texture è necessario che ci sia. Però per correttezza io ve lo dico, perché alcuni va bene che ci sia ed alcuni invece non lo vogliono, io per correttezza ve lo dico. Poi a me che ci sia o non ci sia, tanti prodotti ce l'hanno. Certo, magari se guardiamo i prodotti da applicare tutti i giorni, tutto il giorno, pensiamoci, però c'è. Allora, questa crema è particolare come le altre, tutte particolari queste creme. Dunque, vedete la clip? È una crema che sembra molto densa e basta pochissimo prodotto. Si stende bene sul viso, proprio scorre benissimo e assorbe velocemente. Ottimo potere idratante. Questa idrata che è uno spettacolo. E dopo le maschere, quelle al carbone, oppure io l'applico la sera e non mi trovo con la pelle unta. Certo è che nella stagione la 40 gradi è di notte. Un po' mi si unge, ma è normale, cioè sudo, è normale. Questa crema ha la particolarità della profumazione, che dovete sentirla prima di scegliere il prodotto, perché non vi ho detto il prezzo, ma 50 ml viene 68 euro, 75 ml 85 euro, quindi è abbastanza costosa. Prima non usate il profumo perché è potente. Allora, può piacere o no? A me non dispiace. A me non dispiace, ma è un profumo che si sente, anche se si sente durante l'applicazione e poi persiste davvero pochissimo, ma quasi nulla sulla pelle, quindi che non vi dia fastidio durante l'applicazione. Però per una crema da 68-85 euro, magari che ci sia un profumo che ci piace o che non ci dia fastidio, ecco. Solo per questo magari chiedete in negozio un campioncino prima, tanti lo le hanno sempre. È un profumo particolare, ma comunque sia, non persiste, non è invadente, quindi ci sta, mantiene le promesse, è solo un po' ricca per il mio tipo di pelle, ma è giusto così. Allora, io direi che concludiamo il video, perché io non continuo a non sapere cosa succede oggi, se è il tempo, se è il caldo, se è perché ho fretta, perché tra un po' inizia a passare camion, trattori, persone a piedi, quindi i cani inizieranno a abbaiare, la gente inizierà a chiacchierare e non so cosa, quindi devo muovermi a fare il video, però sto dicendo tante di quelle cavolate. Perdonatemi, perdonatemi, ma per farmi perdonare vi ricordo che è attivo sempre il concorso per partecipare e vincere un premietto scelto da me. Basta lasciarmi un commento e nel commento voglio sapere quale tra queste creme vi incuriosisce di più, se le avete provate e come siete trovate. Poi dovete anche essere iscritti al mio canale e basta. Se siete attivi verrete sicuramente premiate in un mese perché è mensile l'estrazione ed alla prossima. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordati di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!